La città di Torino ospita nella sede di Palazzo Reale la retrospettiva monografica dedicata a uno dei più leggendari fotoreporter del XX secolo, David Seymour, cofondatore nel 1947 dell'agenzia Magnum Photos insieme a Henri Cartier-Bresson e Robert Capa. "127 scatti in bianco e nero" sono suddivisi in 9 sezioni che ripercorrono le tappe fondamentali dell'intensa carriera del fotografo nato a Varsavia nel 1911 e poi entrato in contatto con Bresson e Robert Capa nel 1933 a Parigi. Seymour è stato uno dei primi fotoreporter di guerra, con la sua Leica 35 mm riuscì a spingersi fin nel cuore dell'azione, alla ricerca di scatti il più autentici possibile, scatti ottenuti senza farsi notare, rendendosi anonimo rispetto ai soggetti immortalati. Sono celebri i suoi reportage della guerra civile spagnola, con la famosa foto della madre che allatta durante la manifestazione contadina, divenuta il simbolo della rivolta, ma celeberrima è anche la serie sui bambini della guerra, realizzata per l'UNICEF con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze dei conflitti per la vita dei più deboli. La retrospettiva su David Seymour è allestita fino al 14 settembre a Palazzo Reale ed è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9.30 alle 18.30, ultimo ingresso alle ore 18. Il costo è di 8 euro per i biglietti interi, 5 euro per i ridotti. I bambini fino a 14 anni entrano gratis.